Di nuovo il più cordiale ben interconnessi sul mondo delle web radio, gentilissime amiche e gentilissimi amici, e ben sintonizzati in modulazione di frequenza a Palermo, a San Pier Niceto di Messina, a Reggio Calabria e mi dicono a Matera. Per cui queste sono le modulazioni di frequenza che abbiamo. Dovrebbe collegarsi poi a momenti il Trentino Alto Adige, la sera poi chiaramente rimanderemo le selezioni di Radio Italia anni 60, vedremo poi se riusciranno dall'Alto Adige a collegarsi, perché oggi abbiamo un po' di bizze con le connessioni internet, probabilmente dovrei ricambiare il tempo. La buona serata giunge tutta quanta a Virgilio. Ciao Virgilio! Ciao, buonasera a te e a tutti i tuoi radio web ascoltatori. Buonasera Virgilio, che abbiamo sentito, diciamo, fino a qualche minuto fa con La Roma siamo noi, un'altra bella puntata, un'altra bella perla dove La storia siamo la noi. storia, chiedo scusa, A questa, parte la Roma, a parte la Roma. sì, però questa è l'età che avanza, Virgilio. Ma siamo lì, eh? Eh no, per carità, ci sono anni luce di distanza tra me e te. Comunque, dicevi. Dicevo, allora, La storia siamo noi, ottima effervescente puntata dove si è parlato della Roma, ma noi prima di parlare del calcio della Roma, oggi è fra calcio e realtà, entriamo un attimo sull'attualità. Successo? Mascherina di qua, mascherina di là, Ah, mascherina di mascherina. sotto, mascherina di sopra. Siccome non siamo a carnevale, purtroppo, magari fosse, dobbiamo seguire, ci dicono queste regole. Però io, come ti ho scritto nei messaggi della storia siamo noi, ho qualche perplessità che non mi torna. Possibile che c'è questa rinascita, questa resurrezione di questo male con tutti questi alti contagi? Per carità, i dati sono veri, ma non è per caso Ma i come. dati in confronto alla popolazione italiana sono minimi, stiamo proprio a parlare del nulla. Però qui tanti web radioascoltatori, come li chiami te, ascoltatrici, hanno scritto che praticamente hanno paura. Questo è il succo del discorso. E io non Hanno so paura di cosa? Scusami, di questo mare che allora. si sta espandendo. Questo male è molto pericoloso, chiamiamolo male, forse si chiamerà anche in un'altra maniera. Sì. È molto pericoloso per chi purtroppo già non sta fisicamente bene, ha delle patologie molte gravi, no? Perché questo virus potrebbe portare e arrecare dei danni ulteriori. Mi segui? Ma non credo assolutamente, da quel poco che ho capito, che ho chiesto, che mi sono informato, pipipi, patapà, che possa fare o creare danni particolari, addirittura la morte, a chi sta bene fisicamente e non ha patologie gravi di nessun genere. Ma detto questo, siccome il 90% degli italiani credo che usa le mascherine chirurgiche, o dico una stupidata, No, no, non dici no, 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 la quelle maggioranza, celestine con purtroppo sì. l'interno bianco, tanto per capirci, no? Sì. Penso che sì. Allora, quelle mascherine, se vuoi che siano efficaci, ne dovresti cambiare 7-8 al giorno. E come fai, Virgilio? No, Perdonami. e questa, no, ma questa non è che lo dico io, No, no, questo non è scusa. che lo dico io. Allora, perché quelle mascherine le tocchi, le metti in tasca, le appoggi sul tavolino e le infili nel braccio, le attacchi in macchina, e poi quindi sono contaminate al massimo, mi segui? Sì. Quindi in teoria bisognerebbe cambiarne una ogni ora. Quindi uno che va in giro 7-8 ore al giorno deve cambiare 7-8, se vuoi che abbiano qualche risultato positivo. A meno che non fai, non hai quelle altre, le famose P3, F3, come si chiamano, non lo so. FP2. Parliamo proprio, lì è un altro mondo, lì è un altro mondo. Detto ciò, a parte che le mascherine sarebbero obbligatorie soprattutto per chi è malato, non per chi è sano. Tu dici però uno che è sano potrebbe, in teoria, no? Oppure uno che è sano potrebbe sapere, non sapere che ce l'ha, no? E quindi lo potrebbe attaccare qualcun altro, no? In caso che Anche sei questo asintomatico, è vero. è uno che ha sintomatica, non lo sappi chi ti sta davanti. Però da quello che voglio dirti io è che io uso la mascherina, me lavo le mani, non so quanti litri di alcol in un mese consumiamo in casa, quando entro in casa prima l'alcol, poi me lavo le mani, poi con l'alcol prendo il Kleenex, sterilizzo il telefonino, sterilizzo le cuffiette, sterilizzo gli occhiali, uno ci sta attento, no? A parte che tu ti ricordi che da ragazzino, ma tutti, voi ne pensate, parlavo ieri con Bruno, no? Quando tornavamo da scuola, dall'oratorio, da strada che andavamo a giocare, la mia madre ci diceva, mamma, nonna, fatti a lavare le mani, te lo ricordi? È vero, sacrosanto, vero. Ecco,
quindi le mani in teoria uno se le dovrebbe lavare sempre, a prescindere da Covid, però tante volte uno va bene così. Detto questo, mi sembra che ci sia un allarmismo, vorrei usare un termine pesante perché è meglio non dirlo, però tanto per così vi faccio capire, no? C'è un terrorismo, no? Su questa malattia, chiamiamola malattia perché purtroppo centigrafico è, che secondo me è esagerata. Tutto qua. Io capisco gli assembramenti, capisco le discoteche, capisco i bar, capisco dove ci stanno 50 persone attaccate, allora parliamo delle metropolitane, parliamo degli autobus, parliamo di tutto. Certo. Per esempio, ma per... che senso ha che tu mi fai una multa a me che cammino per strada e non sto in nessun luogo pubblico o non sto a una fermata dell'autobus insieme ad altre 20 persone? Io cammino per strada da solo, mi devono fare una multa di 400 euro. Minimo, sì. La minima soglia è 400 euro, vabbè, è vero. Io mi auguro che nessuno lo faccia intervenire, vabbè, lasciamo stare. Ma dico, mi spieghi, ma vorrei sapere il motivo. Datemi un motivo. Io sarei cattivo a dirtelo, perché sarebbe, non lo so, un mezzo o un qualcosa pur di far fare soldi al comune, non lo so, boh. È un mio sospetto, chiaramente, che spero che dica una fesseria intorno alle 8 della sera di quelle numero. Io cammino in mezzo a un parco, cammino in un prato, oppure cammino in una via dove vado a te, in un vialone, sto da solo e non c'è la mascherina, mi multano. Mi metto le mutandine, la maglietta e vado a passo lungo e non c'è la mascherina, non mi multano. È assurdo. Sinceramente parlando, tu pensi che nelle palestre, vabbè, io faccio piscina, io quando vado in palestra entro con la mascherina, ti misurano la temperatura con la macchinetta, se no non passa il pass, non si apre il cancelletto, e scendo giù, c'ho la mascherina, vado nello spogliatoio, c'ho la mascherina, poi la mascherina te la togli per forza, chiaramente, e poi comunque te la togli, fai 20-30 metri per arrivare in piscina, comunque la gente la incroci. Detto questo, ma nella palestra principale dove fanno da pirulani, pesistica e tutto il resto, no? Come fanno? Non lo so, sinceramente. C'è un tipo te, come fa? Che fanno? Qual è una multa a tutti? No, non è possibile poi anche fare palestra se con la mascherina. È un'attività motoria anche quella, no? Certo. Quindi nessuno c'ha la mascherina. E allora diventa assurdo quello che avviene tante volte in mezzo alla strada con le multe che dovrebbero emettere e che qualcuno emetterà praticamente da parte della polizia locale e degli altri tutori delle forze dell'ordine, per i trasgressori. Se stai a una fermata, se stai dentro a un bar e non stai prendendo niente, magari anche per comprare sigarette, lo trovo anche giusto, va tutto bene, no? Ma se io cammino per strada da solo e incrocio una persona che sta a 20 metri da me e non c'è la mascherina, mi fa una multa in base a che cosa? Per quale motivo? No, ma lo devono spiegare. Sì. Ma non spiegasse. Le motivazioni e le causalità, te le spiegheranno tranquillamente, solo che è assurdo. È veramente assurdo e quello che tu dici è sacrosanto e reale. Cioè, che motivo c'è per elevare una contravvenzione o una sanzione amministrativa quando magari stai da solo in mezzo alla strada e non rechi danno a nessuno? Oltretutto il contagio, che c'è anche la psicosi del contagio, ma io ricordo che pure anni fa, che se tu sui mezzi o da un'altra parte avevi qualcuno che ti starnutiva o ti tossiva vicino, rischiavi di attaccarti i microbi dell'influenza, vero o non è vero, Virgilio? No, è vero, sì, ma come no? Allora il contagio per via aerea c'è sempre stato, solo che questo è un male bastardo. Ma vogliamo dire una cosa più logica, la cosa più... noi con questo virus ci dobbiamo convivere, finché non ci sarà non so che cosa, anche se questo virus può mutare, no? Sì. Può mutare il virus, no? Certo. Magari fra 6 mesi trovano il vaccino, quel virus è cambiato e te frega in un'altra maniera. È vero. Però siccome ci dobbiamo convivere, le cose essenziali nessuno dice che non bisogna farle, lavarsi le mani, disinfettare gli oggetti, stare attento a dove fai, va bene tutto, io capisco. Ma ci sono delle norme che proprio non le capisco, perché poi c'è chi le attua e chi non le attua. Io vedo fermare dell'autobus pieno di gente, l'autobus pieno, in metropolitana ne parliamo proprio. Io ti posso dare, per esempio, e io cammino per strada da solo senza la mascherina, mi multi. L'indicazione te la do più precisa tra l'incrocio tra la Casilina e Viale Palmiro Togliatti. Ce l'hai presente la zona?
Adesso c'è la metro C. La mattina che la metro arriva da Pantano Borghese è piena come un uovo, tant'è vero che lì a Centocelle non si riesce a salire, e se sali sei stretto come una sardina in scatola. lì ha un senso. Oh, lì ha un senso la mascherina. Io non contesto, non contesto quello io. Anche se ti dico che la mascherina dovrebbero portare chi c'ha il male, no? Chi non ce l'ha, ma detto questo, lei che ha un senso, ma io che cammino per strada da solo, magari Certo. l'avevo dimenticata a macchina, Però arriva uno e mi fa siccome, 400 ecco, euro le però siccome pure sui mezzi pubblici si parla di distanziamento, come fai a distanziarti quando multe. trovi Non delle sono metropolitane così distanziati, piene? Non puoi. sulla metropolitana non si distanzia nessuno. Oh, anche perché la metro C passa a 9 minuti di intervallo una corsa dall'altra. Ti puoi immaginare il caos che regna sovrano su quella metropolitana e il terrore, la paura scolpita nella faccia delle E persone. poi chiedono alla gente di andare allo stadio. Allora, una capienza di 70.000 spettatori, mi stai seguendo? Sì. 70.000 spettatori. Il 10% sono 7.000, il 20% sono 14.000. In uno stadio da 70.000 persone, 14.000 persone, lo sai che manco si vedono? No, è vero. E sono molto, e ci avrebbero distanze molto più importanti che alla fermata dell'auto, della metropolitana, fuori dalla metropolitana, cioè, ma ci sono delle norme, stanno applicando delle norme che non hanno senso né capo né coda. Non sappiamo se pensare che sono persone inefficaci, incompetenti, che non capiscono, cioè non so che cosa abbiamo davanti. Abbiamo davanti soltanto delle persone che stanno mettendo paura, giustificata o ingiustificata che sia, perché poi è Vogliamo chiaro che la parlare delle paura. scuole, ma tu pensi che nelle scuole, prima di entrare, quando entro, quando escono, c'hanno tutti la distanza? Assolutamente no. Siccome il ministro lì, con quella battuta infelice, anche il presidente della Federazione dei Calciatori, è stato bravo Mancini a rispondermi, no? No, ci sono cose prioritarie, più importanti. A parte che è importante tutto, la scuola è importantissima, no? Ma tu lo sai quante milioni di persone fanno sport e giocano a pallone? Perché nel calcio lo sport non è importante. Certo, non è prioritario, è più prioritario la scuola. Ma secondo te, nella scuola, fuori la scuola, dentro la scuola, mentre vanno a scuola, stanno tutti a 2, 3 metri, tutti quei mascherini, ma io non manco se non li Ma vedo, nemmeno cioè, se li credo. vediamo, guarda Virgilio. Poi io cammino per strada e mi fanno 400 euro di multa. Non esiste, difatti. È un'assurdità, è una. Non so come definirla, o meglio, so come definirla, ma mi devo tenere, chiaramente. Poi ti ripeto, allora arriviamo, dicono che fino a 6 anni non ci stanno probabilità che i bambini possano essere infettati. I giovani hanno fatto una percentuale, una minima parte, no? Purtroppo questo virus è deleterio, fa male soprattutto e causa anche la morte, ce ne sono stati tanti, a chi ha patologie gravi, perché questo virus potrebbe aggravare la tua situazione e purtroppo a volte portarti anche alla morte, no? Ma uno che è normale, uno che ha patologie, che sta bene, no? E viene attaccato dal virus, mica muore. No, si deve curare chiaramente in maniera Ma che si deve adeguata. curare? Deve stare a casa, è sicura come? Deve stare dentro casa, perché non c'è una cura. Sì, l'aria che ti dicono, io l'aria che vi viene c'è la febbre, non Virgilio, c'è una però, cura. Ti allora, dicono, deve stare dentro casa, punto. però quei Poi c'è farmaci gente che. che ce l'ha e non è che c'ha la febbre, tra parentesi. Sì, è vero, ma chi ha la febbre e degenera? Abbiamo un esempio a livello mondiale che è del presidente degli Stati Uniti, Trump, a cui sono stati somministrati due farmaci sperimentali, hanno detto, e lui ha tranquillamente dichiarato che se venisse rieletto, questa è propaganda però, darebbe questo farmaco sperimentale gratuitamente a tutti gli americani perché lui si è rimesso in piedi dopo 72 ore ed è stato ricoverato con una crisi acuta, non era una crisi leggera. Allora la cura Questo per io certe persone no, c'è, per altri no. no? C'è anche questo che fa Ti ragionare e ripeto, riflettere io le trovo persone. assurdo che i famosi protocolli, i nostri protocolli, hanno fatto i protocolli prima del virus, durante il virus, dopo il virus. Cioè lo stadio, ti ripeto, il 10%, il 20% di 70.000 spettatori. Osavo uno spettatore da un altro a quanti metri sta? Minima 4. È vero. Tu mi devi spiegare anche dove è il problema. Poi invece le fermate dell'autobus dentro le metropolitane,
fuori i locali pubblici, lì con gli assembramenti mai visti, ma... e lì va bene, al stadio no. Oh. E no, perché la mattina dentro un bar affollato ci sono le distanze di sicurezza? Assolutamente no. No, poi se ne ho giustamente te la mascherina, perché è il cappuccino, è il caffè. Certo, se vai a comprare le sigarette, la mascherina te la tieni. Chiaro. Io quando entro dal tabaccaio entro con la mascherina ed esco con la mascherina, mi pare ovvio, no? Virgilio, ma secondo te la sensazione, un sospetto che ci stiano impaurendo troppo, c'è? Oppure... Ma io a questo punto penso di sì, fa comodo a qualcuno. Questo è un giochetto che sicuramente fa comodo a qualcuno, perché nessuno disconosce che c'è il virus, sarei un cretino, un idiota a dirlo, no? Però ti ripeto, se pensi ai milioni di abitanti che ci abbiamo noi, ai milioni di abitanti che c'è l'America, ai milioni di abitanti che c'è la Cina, ai milioni di abitanti che c'è l'Inghilterra, e patapà, che percentuale è? È una percentuale minima, infatti. Però non, questo non vuol dire che non bisogna combatterlo o prevenirlo. Certo, le misure di prevenzione bisogna usarle e utilizzarle tutte, chiaramente. Però certi protocolli, certi ritrovi assurdi che non c'hanno senso, no? No, assolutamente no. Virgilio, girando pagina... giriamo pagina, giriamo, sì, giriamo pagina, però abbiamo focalizzato bene quello che volevamo dire sul momento di attualità qui in Fracalcio in realtà. Allora, io giorni fa ti ho scritto, guarda, c'è sta notizia che dicono che il passivo della Roma sia così immenso, possibile? E sono rimasto esterrefatto perché avevo una cifra molto inferiore. Che c'è stata? Un'inflazione di questo passivo? Che sta succedendo? A parte succedendo? Che i freddi, che io ne sa, scusa se pronuncio male il cognome, no? No, l'hai pronunciato bene. Ma tu ti immagini con la potenza economica che loro hanno e con tutto quello che loro fanno nella loro vita, no? Non so quante società o quante aziende, no? Tu pensi che loro hanno acquistato l'S Roma non sapendo quali erano i debiti veri, quelli che non erano veri? Beh, loro hanno visto le carte per primi, al di fuori. Allora, la Roma è quotata in borsa, si sa tutto di tutti. Adesso scoprono che c'era 200 mila, perché non lo sapevano prima. Cioè, che non è mai una notizia. È una notizia che volevano produrre con effetto devastante, magari, chissà. Ma che ne so, ma io penso che qualcuno anche su queste cose qua ci specula. E non so perché lo fa, per quale giochetto, non lo so. Esatto, Virgilio, due pesi e due misure. Il passivo della Roma, con un tono, come quando dico io... Ma ho detto che medio l'anno c'è un passivo più alto ecco, apposta, aspetta, il passivo... Ma perché la gente pensi che il fondo, il fondo Elliott non sa qual è il passivo del medio l'anno? Ma come no? Solo che il passivo del Mediolanum, come dici te, che è quello del Milan Calcio, viene passato in terzo ordine. Il passivo della Roma, che è leggermente più alto, almeno così sembrerebbe, viene dichiarato come se venisse giù l'Everest e l'Himalaya messi insieme. Ho capito, ma se loro vogliono far capire che purtroppo la gestione del bostoniano è stata devastante, come te pare a te, no? Per mille motivi, no? Troppa gente che lavora per la Roma, troppi stipendi alti, troppo ingaggiati per giocatori, va bene tutto, ma tutte trovi normale che esce la notizia che la Roma c'ha quel passivo, ma perché prima se ne sapeva? Ma no, è stata fatta d'arte, Virgilio, chiaramente. E allora di che parliamo? Parliamo di... E poi sembra che hanno dato questa notizia come se questi... I nuovi proprietari erano all'oscuro. Esatto, stavano... ecco, proprio questo. Ma che giochiamo? A Roma è quotata in borsa. E quindi chi l'ha acquistata sapeva benissimo del passivo precedente, ma certo, è normale. L'hanno nascosto, come fanno a nasconderlo? No, se è quotata in borsa non nascondi assolutamente neanche ma un centesimo. Ma poi sono pubblici, i bilanci della Roma, attivo, passivo, entrate, uscite, sono pubblici, sai che vuol dire pubblici? Certo, che sono... Tutto nero su bianco, c'è qualcosa di nascosto? Ho trovato una matriosca da una parte, non si può fare. Assolutamente no. E allora di che parliamo? Parliamo di una campagna... Del nulla, parliamo del nulla. Del nulla, ma di una campagna montata ad arte come al solito, come di routine, che ne so. Ma tanto è vero che loro già giorni fa, non so quando, hanno già, messo circa 80 milioni di euro per ricapitalizzare una parte... Adesso sì. Ne metteranno altri 80-70 per ricapitalizzare un'altra parte e chi ha i debiti da Roma? Piano piano li stanno pagando e li pagheranno perché se li sono accollati, a parte quello che hanno liquidato al bostoniano, ai soci del bostoniano, no? Sì. Tutto il resto se lo sono accollati loro.
certo. Quindi i debiti sono tutti loro Oh, e i e per debiti il momento, rimarranno loro. ecco, per il momento, vista la situazione patrimoniale della S Roma da risanare, hanno compiuto anche dei mezzi miracoli con l'acquisto di certi giocatori. Magari Penso proprio di sì, stanno sarebbe facendo potuto andare meglio, per carità, però. ad oggi hanno fatto quello che potevano fare, ma io sono straconvinto che a gennaio la Roma ritornerà sul mercato con un nuovo direttore sportivo, con un nuovo direttore generale, e la Roma opererà e andrà a prendere quei due o tre giocatori che attualmente mancano alla rosa. Un passo alla volta. Questi tutto insieme non lo potevano fare. Certo, non Punto. l'avrebbero mai potuto realizzare, è chiaro. Ma non soltanto loro, chiunque credo. Io penso Anzi, che. vogliamo dirla tutta, ma tu mi dici al mondo oggi, no? Con tutto quello che è successo, col Covid, con tutte le aziende che si stanno veramente quasi parecchie quasi per chiudere, ma chi viene a investire 4, 500, 600 milioni, 700 milioni in Italia per acquisire una squadra di calcio? Ma tu mi dici in Italia quale grande imprenditore, magari pure romano e romanista, no, o anche italiano, l'avrebbe fatto? Ma chi? Nessuno, io ritengo nessuno, però posso Ancora anche sento dire a sbagliare. gente, questi sono come quell'altri, è cambiato niente. A me se è concesso che abbiano ragione, no? Ma mi dici la Roma, se c'erano questi, chi la comprava? Nessuno andava in E allora che fallimento, fine perché fa? questa è la tremenda realtà, sarebbe andata in fallimento. Immagina che fine facevamo. A Vero? parte che quell'altro per rientrare avrebbe venduto quei due o tre giocatori, diciamo, che sono più importanti della Roma, l'avrebbe venduti comunque, no? Tanto diceva, io non posso andare avanti, non posso fare il mercato, qui le spese sono troppe, di lì di Quindi vendo i patapà. pezzi più pregiati. E questo invece no, questo c'è un'altra mentalità, è diverso da quell'altro per fortuna. Meno E male, quindi meno male. io sono molto più fiducioso e speranzoso, lo ero anche di quell'altro all'inizio, ma ero illuso, mi ero veramente illuso, no, che poteva cambiare qualcosa. Poi con gli anni, anche se devo ammettere che poi onestamente ha una delle squadre importanti e delle rose importanti, perché ci sono state delle squadre e delle rose importanti, Certo. e non è certo colpa di quell'altro se poi la Roma non è riuscita a vincere anche una Coppa Italia, perché qui un po' poi bisogna parlare pure dei fenomeni dei giocatori da Roma, degli allenatori da Roma, non è solo colpa di quell'altro, No, no, beh, tutti hanno la quell'altro loro dei conto parte ce di n'è responsabilità, tantissime, chiaramente. quell'altro dei conto ce n'è tantissime, e meno male che se n'è andato, chiaro? Però se leggo certe informazioni della Roma di questi anni, dico, ma neanche una Coppa Italia siamo riusciti a vincere. Avevamo una Oh, buona non formazione, è ricominciamo a vero. parlare de Dzeko, de Salah, de Alisson, come va avanti, de Totti, de No, Rossi, no, de no, Strozzi, ci de possiamo Nainggolan. Ma fermare. la Roma siamo squadre straforti. Poi dopo la smontate pezzo per pezzo la dirigenza, Ma non purtroppo. lascia stare che la smontare, e per questo noi lo odiamo, no? Ma in un anno o 2 anni li ha tenuti i giocatori. Vero? La Roma ci ha avuto, se ti fai a leggere 4-5 formazioni della Roma di questi anni, ti metti le mani nei capelli e dici, ma com'è possibile che non abbiamo vinto manco una Coppa Italia? Sì, eravamo con delle potenzialità di poterlo Ci sono fare. stati 2 anni, che la Roma c'era al centrocampo, secondo me, più forte, no, d'Italia, d'Europa, Eppure i risultati non sono. con Nainggolan, Strootman, De Rossi e Keita che stava a panchina. Ma mi dici un'altra squadra che c'aveva col centrocampo? No, era un signor centrocampo, però purtroppo i risultati Dzeko e non sono Salah di arrivati. punte? Dzeko e Salah di punta? Sì, vero. Dai, non stiamo a piangere. No, no, no. Szczęsny e poi Alisson in porta. Uno meglio di un altro, è vero. Guarda i centrali, sì, una volta è partito uno, una volta è partito un altro, però per 2 anni ci abbiamo avuto gli stessi. Ma che hai Sì. vinto? Allora poi c'è solo per Bossognano, anche se ce n'ha tante di colpe, no? La colpa è anche degli attori che scendono in campo, Mi no? pare che sia, che dici tu? Giustamente. Un ricordo al volo di Lidl e di Bartolomei che per me sono due, non solo bandiere, No, sono due che vuoi, pilastri. Perché? mi fai cominciare a piangere, mi fa piangere, dai. Già ieri nella ricorrenza della nascita del barone Lidl, ha visto tanti servizi anche su Roma Channel di quegli anni, Sono, mi sono però commosso. li ho visti anch'io, ma sono bellissimi ricordi indelebili, Mamma mia, incancellabili. ma stiamo a parlare di gente, di uno spessore umano, di uno spessore intellettuale, di spessori diversi che non hanno niente a che vedere con questi di adesso. Ma lascia un altro È mondo. un altro mondo che purtroppo appartiene ai ricordi del passato. Purtroppo sì.
E oggi qualcuno che potrebbe rinascere come bandiera della Roma ci potrà essere, secondo te? Noi ce l'auguriamo, ma ad oggi io non ne vedo bandiere da Roma, come le intendo io le Sì, bandiere. beh, certo. Perché, per esempio, qui Caterina da Re di Roma scrive: che dite di Smalling che per amore è tornato a Roma? Noi siamo contenti, le abbiamo accolte in una maniera fantastica, abbiamo apprezzato tutto quello che ha detto e si è dimostrato attaccato innanzitutto alla città, ha fatto di tutto per tornare e rivestire la maglia della Roma, quindi noi queste cose non ce le Oh, dimentichiamo. secondo Raffaele dovrebbe essere lui il capitano e non Ma non Zeko. so per quale motivo. Allora, in questo momento particolare, se c'è stato un errore strategico che può fare qualcuno nella Roma è togliere la fascia da capitano a Dzeko, proprio in questo momento Sì, poi. perché declasseresti il giocatore Ma praticamente. no, ma già con la testa c'è stava, non c'è stava, pensava, non pensava. Adesso se gli togli pure la fascia da capitano, io penso che non sia una cosa, non mi sembrerebbe una bella cosa, Spegni tutto la qui. luce praticamente di Zeko. Tutto qua, poi Vabbè, ma facendolo le come se fai critiche da su me, Zeko, per esempio, a me non sono. mi interessa, però secondo me sarebbe sbagliato. Virgilio, le critiche su Zeko, però, pure quelle che sono arrivate oggi, è tutte per il gol sbagliato a Udine, che era di una facilità Ma elementare. infatti mi sono arrabbiato anch'io, mica soltanto a Udine ha sbagliato, perché qua io ne ha sbagliati. Con la Juve ne ha sbagliati, sì, come no? Allora, questo, ma che c'entra? Perché tu sbagli con gliele la faccio da capitano. Ma questo assolutamente no, ma che c'entra? Hanno deciso per capitano Dzeko e poi ti ripeto, soprattutto in questo momento in cui sta vivendo un momento di difficoltà, no? Non ti Non mi sembra? sembrerebbe la cosa più giusta. Assolutamente no. Invece, saltando a bastion contrario, ma Kluivert certe dichiarazioni non se le tiene per lui. Ma come funziona? Kluivert, Cosa? io lo chiamo Kluivert, gli altri l'hanno americanizzato Kluivert, però è Kluivert, è olandese. Lo stai ripiangendo? No, perché quando venne io ti dissi subito, questa Ma non ho ragazza. sentito, ma non ho sentito la dichiarazione che ha fatto Sì, Pulevoccio, ma io allora, non c'ho risalgo un attimo. parole, ma quello Aspetta, risalgo un è un attimo con montato, te. Risalgo. lui è il padre, sono due montati. Però il padre aveva più classe di questo. Ho capito, però mi sembra che dice delle cose anche il suo Sì, figlio che. però io risalgo perché Valentina è stata fortissima qua in redazione. Ha trovato, questa è la Roma, Virgilio Roberto, di 2 anni e mezzo fa, praticamente era appena arrivato. Kluivert, io ti facevo una domanda dicendoti: questo ragazzo dalle belle speranze già dice, adesso sono della Roma, poi sto sognando il Barcellona, perché chi è che non sogna di andare a Barcellona? Io dissi, se ha preso la Roma per un parcheggio è meglio che se ne arriva subito. E tu mi Ma dessi al Barcellona ragione perché dice questo deve stare con i piedi per terra. Allora, ma non ci andrà sembrava. mai, non è un giocatore che andrà mai al Oh, Barcellona qua. sembrava che questo ragazzo, diciamo, avesse capito la situazione. Poi, come è stato ceduto? Ah, ma mio papà mi ha detto di andare a giocare all'Ipsia. Ma che c'entra? Cioè, allora dimostri anche di essere un immaturo, lasciando stare la bravura del giocatore che ci può stare e non ci può stare. Però anche come uomo sei ancora un ragazzino. Ma infatti è un ragazzino, ma secondo me il fatto che lui ha un cognome molto importante e quindi è difficile. Poi non mi sembra lui un giocatore che possa arrivare mai a quello che è stato il padre, quindi quello è Barcellona, ma quello è Barcellona. Assolutamente, assolutamente, però Sta bene all'Ipsia. secondo me ecco, sta bene all'Ipsia, ha fatto bene ad andare via Ma della Roma. speriamo che faccia bene, così lo pagheranno pure bene. Oh, e Under invece, che ne pensi della cessione di Wunder Under? è un altro giocatore che a me non mi ha lasciato niente. Il problema è un altro, parliamoci chiaro, il problema è un altro. Adesso lascia stare quello che hanno fatto, che non hanno fatto, quanto hanno dato, quanto hanno, no, non hanno non dato, no. Il Sì. problema è che Perotti, che comunque lo saluto con affetto perché secondo me è stato un grande Ha professionista, dato tutto alla Roma, penso. si è sempre comportato bene con i tifosi e con tutti, è sempre stato zitto, educato. Però non ci sono più Perotti, Kluivert e Ulder, no? Sì. È arrivato solo un giocatore per sostituirli, che è Petro. Che è 10.000 volte migliore. No, lascia stare, ma ne è arrivato uno, ne sono partiti tre, non ce ne sono più tre. Ne ha preso uno. La Roma là è carente. La Roma è carente pure come punta centrale, perché se Dzeko malauguratamente tocca ferro, quello che ti pare a te, no? Sta un mese senza giocare, 40 giorni, 50 senza giocare. La Roma c'è soltanto lo spagnolo, poi chi ci mette lì? Ma dovrebbe, a gennaio dovrebbe rientrare il Faraone, mi dicono. Ho capito,
capito, ma a parte che il faraone non è scelto avanti, ci siamo capiti, tu invece devi arrivare a gennaio. La speranza della Roma qual è? Che a gennaio, quando riaprirà il mercato, non siamo molto lontani dalla zona Champions, no? E con l'arrivo di due giocatori, tre meglio, no? Potrà combattere e lottare, perché se si tratta dei 13-14 giocatori a Roma se la può giocare con chiunque. Ma siccome purtroppo non giochi con 13 o 14 giocatori tutto il campionato, giochi con più elementi, chiaramente la Roma è corta in certi reparti, no, per esempio in difesa io sono contentissimo della difesa della Roma, a centrocampo puoi inventarti delle soluzioni, ma sugli esterni alti, quelli d'attacco, e sulla punta la Roma lì è carente, perché ti ripeto, se ne sono andati in tre è arrivato uno. Anche se qui oggi alle 14.30 c'era Raffaele che scriveva: adesso con l'arrivo di Smalling chi va in panchina, Mancini o Kumbulla? Ma non c'entra, chi se ne frega, fanno rotazione. Ma non ho capito, ma chi se ne frega? Ma invece di essere contenti che a Rosa giocatori di livello, e poi ecco, preoccupare chi va in panchina. Potrebbe anche essere rispolverato Mancini davanti alla difesa. Ma non me ne frega niente, ci stiamo lamentando della coperta corta e mo se stiamo a preoccupare chi va in panchina. A proposito, ma in panchina chi sta meno in forma, certo. O va in panchina chi contro determinate squadre, quell'altro lo trovano più adatto a marcare uno, a fare un altro tipo, certo, di gioco. È vero questo. Ma chi se ne frega di va in panchina? Meglio l'abbondanza che la coperta corta, hai perfettamente ragione. Ma le altre rose, ma che a Mediolanum in Longobardia se stanno a preoccupare chi va in panchina tra Dybala, tra Morata, tra Ronaldo? Assolutamente, dall'altra parte. E allora se stiamo a preoccupare chi va in panchina? Eh sì, ma è una preoccupazione tipicamente romana, tra virgolette. Non lo so, no? Non so parole. Oh, non... Per quanto riguarda la fascia esterna destra, allora, Fonseca ha dato, sembrerebbe, una gerarchia tra le righe, ovvero sia Karlsdorp, se sta bene, Santon e Bruno Peres. Ha dato come gerarchia Karlsdorp, Santon e Bruno Peres. Questo no, Santon è il primo. E se, sì, se torna Karlsdorp efficiente, Santon sì, saremmo tutti contenti. Io faccio i salti del gioia se fosse così. Magari fosse, però Santon non ha demeritato. No, Santon, ti ripeto, dall'altra parte io non sono un presuntuoso e non posso dire che, da averlo visto giocare 500.000 volte, giovane, talentuoso Calafiori, che in teoria dovrebbe sostituire Spinazzola quando non c'è, no. Sì. Però mi ricordo che noi tessevamo le lodi, un futuro campione, un fenomeno, a Luca Pellegrini, ti ricordi? Come no? Nessuno sì, giocava bene nella primavera, pinger and bong, no. Quindi perché aiutami che mi dimentico. Calafiori, no, Calafiori non può essere. Non può essere il nuovo Luca Pellegrini, qual è il problema? Come no? Assolutamente allora, sì. Il discorso è un altro, adesso ce ne sono tre. Però diciamo che tutti e tre non ti danno quella sicurezza, quella tranquillità, no, di dire che abbiamo, certo, un grande terzino destro. Il problema è quello. E non abbiamo un centravanti di riserva se si fa male, si infortuna o si fa male. Non abbiamo, perché in teoria lo spagnolo dovrebbe essere un centravanti, no? In teoria, perché poi, se gioca lo spagnolo e quell'altro non c'è, facciamo le corna, tocchiamo ferro. Per carità, sì. Chi ci va a chi da sostituirlo? Nessuno. Quindi qual è la speranza? Che a gennaio, no, magari viene Milik, potrebbe vedere, la Roma potrebbe prendere. Sì, anche Milik, perché Milik adesso è svincolato tra un po', per cui si sì, può vabbè, fare. Lui si, a gennaio lui può parlare con chiunque gli pare e può mettersi d'accordo con chi gli pare, ma non è che va a giocare con chi gli pare, no. A meno che una società non offre 7, 8, 9, 7, 5, 8 milioni a Pulcinella, mi segui? Sì. Allora lo libera. Perché lui a gennaio si può mettere d'accordo con chi vuole. Sì, sì, ma a parametro zero, chiaro, è vero, è a parametro zero. A meno che una società non offra una cifra a qualcuno e dice, vabbè, allora te ne puoi andare. E quindi a gennaio viene a giocare Roma. Eh sì, potrebbe essere... Ma questi 25 milioni che hanno chiesto adesso, li hanno chiesti perché c'era da giocare settembre, ottobre, novembre, certo, dicembre... Chiaro. Giochi sull'onda del momento, no? È normale. A gennaio mancano 4 mesi, 3 mesi e mezzo alla fine del campionato, non è che può pretendere 25 milioni perché dopo 4 mesi se ne va a zero. Quindi magari 10 milioni, 8 milioni, 9 milioni li prende. È acquistabile. E lui ci si è messo d'accordo con la Roma, viene a Roma, viene a Roma. E noi magari potremmo avere Zego e Milik a quel ma punto. Magari, ma magari. Io, fosse. Ma
sarei contento se mi dice di alla faccia di tutti quelli che ci vogliono male e vogliono vedere una Roma da sì, medio appunto, bassa classifica, lasciami no? No, stare. no, è una realtà del calcio italiano che deve esistere e continuerà a esistere. Virgilio, sei preoccupato? Immagini l'attacco della Roma con Shaarawy e Milik in più, prova a immaginarlo te, Ma no? come no? È sconquassi i piani del nord, Virgilio, te lo dico subito. E quindi non lo so se correranno ai ripari o che si inventeranno, perché la Roma dà fastidio, è sotto gli occhi di tutti. E allora più gioca bene, più vince, anzi più vince e poi gioca bene, e più punti fa e più dà fastidio. E sarà sempre così perché deve essere sempre più presente. Virgilio, il fatto che molti giocatori siano contagiati dal Covid ti fa sospettare che verrà rifermato il campionato? Ma non credo assolutamente che fermeranno il campionato perché ti ripeto, se volevano fermarlo lo potevano fermare e addirittura non farlo iniziare. Ma siccome giustamente gli interessi e il mondo del calcio non è composto soltanto dai giocatori, abbiamo detto Certo. questa cosa, che intorno al mondo del calcio ruotano migliaia e migliaia e migliaia di persone che lavorano perché c'è il calcio, no? Dai ragazzinieri, da quelli che lavorano nei bar e nei ristoranti all'interno dei centri sportivi, da tutto l'indotto che c'è nel mondo del calcio, tutto, a parte qualche pappone che parla per radio, vabbè, lasciamo Vabbè, stare. lasciando stare tutto quel Però voglio misterioso dirti, obiettivo. ci sono migliaia e migliaia di persone, di lavoratori che lavorano e prendono lo stipendio perché c'è il campionato. Certo. Quindi diventa complicato, potrebbero inventarsi altre cose, i ritiri forzati, per È esempio, no? vero, mi Come scrive. sta facendo l'NBA a pallacanestro americano. Esatto, mi scrive Marco che ci segue da Genova, però dice il mio Genoa c'ha 17, 16, 17 contagiati. Ci hanno detto di scendere in campo con la primavera. Non saranno Non si può partite. fare, ma io credo che non si possa fare. Io credo, adesso non sono un esperto di regolamenti, ma non si può giocare con la primavera. Io mi ricordo che tanti anni fa, decenni, Sì. ero bambino, però me lo ricordo, che per protesta la Longobarda Inter mise in campo la primavera, tant'è vero che Salvi Mazzola contro la Juventus, E fece il suo primo gol contro la Juventus, è e gli vero. diedero partita persa 3-0, perché non si può giocare con la primavera contro il di Serie A, non si può fare. Quindi anche in questo caso però devono prendere provvedimenti e far recuperare le Ah, partite non lo so, in fase successiva. si inventeranno qualche cosa. Hai visto Pulcinella furbamente che ha fatto, no? Pulcinella si è inventato quello che si è inventato pur di non giocare, perché a parte i due contagiati, che erano due o tre, mi pare, quelli potevano rimanere a San Gennaro, non partivano, no? E però se C'erano c'è tante cose. un'ordinanza, perdonami, se c'è No, ma un'ordinanza capito, della ASL, c'erano sette infortunati. però dico, se c'è Andava a giocare un'ordinanza, contro la Juve con una squadra decimata e ha fatto il furbo, ha fatto una furbizia. Ha capito? Ha fatto una questo furbizia. ci può stare, però c'è anche un'ordinanza della ASL, come fai a disattenderla? Cioè, se l'ASL ti ordina. L'ordinanza dell'ASL non può essere superiore a quello che c'è scritto nel protocollo e a quello che ha deciso il ministro Questo sì. della Salute, Però capito? se tu hai una struttura medica, che a te adesso, Allora Virgilio. non si dovevano neanche allenare insieme, ci sono i filmati che si Ecco, allenavano in aereo. oh, ecco, è qui che E ti allora volevo. di che Cioè, parlavo? dovevamo parlare. Allora questo dell'altro che dove stava, dove vive? Ha fatto un favore a Pulcinella. Quali Però abbiamo il sospetto, non abbiamo le prove, carissimo. prove? Io parlo perché Sì, penso, io però veramente l'abbiamo credo. visti. Ecco, l'assurdo. Parliamo italiano, se no la gente capisce San Gennaro e Peseri, anche se capisce, no? Il Sì. Napoli andava a giocare a Torino con sette giocatori titolari che non c'erano, non per il Covid, perché erano fortunati. Ho più tre contagiati per il Covid, quindi Quindi erano. ha fatto una furbata, ha trovato quello dell'altro e ha detto, beh, l'importante è che c'è qualche contagiato, io non mi faccio partire, perché in teoria loro rimanevano al centro sportivo isolati e quelli chi era sano col tampone partiva. Ma quello dice il protocollo, E a sostegno di questa tesi c'è il fatto che poi gli altri si sono allenati tutti insieme. Se c'è contagio, fermati. O no? Per cui. appunto. Comunque, noi a proposito, flash su. Hai seguito la nazionale di Mancini in queste amichevoli? Ecco, Madonna, dopo 4 ore mi sono annoiato. io qui ti. Troppo no, troppo facile, si sembrava il capo di ammogliati, dai. Oh, però mo adesso in Polonia cambierà il discorso, no? Ma sicuramente sì, già è una partita che ti fa vedere cose diverse, già più attendibile come confronto, no? Quello Certamente. era un allenamento, in maniera che neanche lo prendo in considerazione. Anche perché giocatori del Sassuolo ed ex del Sassuolo messi insieme hanno battuto 6-0, insomma.
appunto, hai detto tutto. Ecco, o sono diventati dei campioni quelli che hanno giocato nel Sassuolo, oppure gli avversari erano molto modesti. Non è una partita che fa testo per nessuna considerazione, per nessun giudizio, non fa testo, è un allenamento, quello è un allenamento. Scrive Antonio, vuole sapere da te Virgilio, come esperto di calcio, se l'Atalanta ripeterà il bis dell'anno scorso. Non ho capito, se... Se l'Atalanta ripeterà il bis dell'anno scorso. Se il buongiorno si vede dal mattino, mi pare di sì. Insomma, stanno prendendo a schiaffoni tutti, boh. Anche le quaglie, come dici te, hanno preso, insomma, una bella sveglia. Sono stati sconfitti dall'Atalanta. No, a parte quello, io pensavo parlavi di giocatori di loro. No, parlavo dell'Atalanta che pur in trasferta impone il suo gioco. C'è qualcosa di nuovo che gli altri dovrebbero assimilare, però. Non lo so, ci avranno qualche mago lì, non lo so. Anche perché giocatori anonimi che improvvisamente diventano dei fenomeni e uno rimane allibito. Ci avranno una struttura sanitaria e tecnica, atletica, come preparatori, tutti, che è la squadra dei fenomeni. Certo. Allora Virgilio, con la storia siamo noi, ne riparleremo lunedì pomeriggio. Lunedì. Sempre dalle 16 alle 18 in versione integrale su Non è la Radio. Su YouTube, sull'applicazione, si vede e ci si sente. E poi sugli altri canali, compresi le nostre pagine personali di Facebook, che ripetono il video di Non è la Radio. Io ti ringrazio. E per carità, è sempre un piacere e un favore. Adesso si può dire perché non gioca la Roma, quindi sì, buon fine settimana. Non gioca la Roma, buon sabato, buona domenica. E per domenica si prevede un maglioncino addirittura. Chissà. Bello. E ombrello, l'ombrello è sicuro, il maglioncino arriva a ruota. Stiamo vivendo proprio le ottobrate romane fantastiche. È vero. Un saluto calorosissimo, ci risentiamo prossimamente. A tutti i tuoi ascoltatori, un abbraccio. Grazie Virgilio. Ciao. Grazie. Un saluto così al simpaticissimo Virgilio, sempre cortese e disponibile nei suoi interventi, anche perché dopo la storia siamo noi, ancora una grinta da vendere, noi di questo siamo molto contenti. Per il momento ci fermiamo, la linea torna allo studio centrale.